Europa. Africa. L'occhio europeo. L'occhio africano. L'africano. L'europeo. Africano. Europeo. Europa. Africa. L'europeo in Africa. L'Africa in Europa. L'Europa. L'Africa. Africa. 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 L'europeo di passaggio in Africa di solito ne vede solo una parte, ossia l'involucro esterno spesso il meno interessante e forse anche il meno importante. Il suo sguardo scivola sulla superficie senza penetrare oltre, quasi incredulo che dietro ad ogni cosa possa nascondersi un segreto. Ma la cultura europea non ci ha preparato a queste discese nel profondo, alle fonti di mondi e culture diversi dai nostri. Il dramma delle culture è consistito nel passato nel fatto che i loro primi contatti reciproci sono stati quasi sempre appannaggio di gente della peggior risma, predoni, soldataglie, avventurieri, criminali e via dicendo, talvolta, ma di rado, capitava anche gente diversa, missionari in gamba, studiosi appassionati e viaggiatori. Intorno a noi si apriva un paesaggio unico. A sud, fino al Kilimanjaro, le vaste pianure della grande zona di caccia. A ovest e a nord, la falda delle colline che parevano un parco con dietro le foreste. Più in là, fino al monte Kenya, la terra tutta ondulata della riserva Kikuyu, un mosaico di piccoli campi di mais quadrati. Boschetti di banani e terre da pascolo, con qua e là il fumo azzurrino di un villaggio indigeno, tutto cocuzzoli come un grappolo di tane da talpa. Verso ovest, invece, si estendeva il paesaggio arido lunare della bassa africana, il deserto brunastro e punteggiato qua e là, senza regole, dalle piccole chiazze degli spineti, Fumi serpeggianti si compongono in silenzio, con sentieri verde cupo, tutti torti. Sono i boschi di acacia, dagli alberi vigorosi coi larghi ombrelli e le spine come spade. Qui cresce il cactus e qui sono di casa la giraffa e il rinoceronte. Anche sulle colline il paesaggio è paurosamente grande, pittoresco e misterioso, sempre diverso con le lunghe vallate, gli sterpeti, i pendii verdeggianti e i burroni fra le rocce. In alto, sotto una delle vette, si trova persino un boschetto di bambù. Ci sono sorgenti e pozze. Io mi ci accampavo vicino. Ma tono, lo standard, il clima fu conferito da un'internazionale marmaglia di cialtroni. L'esempio di fascioda, lo spazio europeo. Il complesso di Fascioda. Due parole sull'argomento. Quando nel XIX secolo gli Stati europei si spartivano l'Africa, sia a Londra che a Parigi, vigeva la strampalata fissazione che i loro possedimenti nel continente dovessero essere posti in linea retta, formando una continuità territoriale. Londra voleva una linea da nord a sud, dal Cairo a Cape Town e Parigi da ovest a est, cioè da Dakar a Djibouti. Se ora prendiamo una carta dell'Africa e vi tracciamo due rette perpendicolari, esse si incroceranno nel sud al meridionale, dove sul Nilo giace il piccolo, piccolo villaggio di, di fascioda. fascioda. Vigeva a quel tempo in Europa la convinzione che chi avesse posseduto Fascioda avrebbe realizzato l'ideale espansionistico di un colonialismo lungo una linea continua. Tra Londra e Parigi cominciò una gara. I due paesi inviarono verso Fascioda le proprie spedizioni militari. Per primi. Arrivarono i francesi. Il 16 luglio 1898 giunse a Fascioda e vi piantò la bandiera francese il capitano Marchard. Parigi impazzì di gioia, i francesi non stavano nella pelle dall'orgoglio. Due mesi più tardi arrivarono anche gli inglesi e il capo della spedizione, Lord Kitchener, dovette constatare con stupore che Fascioda era già occupata. Fece finta di niente e vi piantò a sua volta la bandiera inglese. Londra impazzisce di gioia. Gli inglesi non stanno nella pelle dall'orgoglio. Entrambi i paesi vivono in uno stato di febbrile euforia nazionalista. Da principio nessuna delle due parti vuole cedere. Molti indizi facevano supporre che la prima guerra mondiale sarebbe cominciata già allora: nel 1898 per, per Fascioda. fascioda. Lo spazio africano. Gli europei, abituati a vivere nello stesso posto per anni, a volte per generazioni, non potevano capire la completa indifferenza delle razze nomadi per il luogo dove dovevano piantare le tende. Il tempo. L'europeo e l'africano hanno un'idea del tempo completamente diversa. Lo concepiscono e vi si rapportano in modo opposto. Per l'Europeo il tempo esiste obiettivamente, indipendentemente dall'uomo, al di fuori di esso ed è dotato di qualità misurabili e lineari. L'Europeo si sente schiavo del tempo, ne è condizionato, è il suo suddito. Per esistere deve osservare le sue ferre e inammovibili leggi. Ne subisce rigori, le esigenze, le norme. Tra l'uomo e il tempo esiste un conflitto insolubile che si conclude inevitabilmente con la sconfitta dell'uomo. Gli africani invece intendono il tempo come una categoria flessibile, aperta, elastica. È l'uomo che influisce sulla forma del tempo, che addirittura può crearlo. L'esistenza del tempo infatti si manifesta attraverso gli eventi e che un evento abbia luogo oppure no, dipende dall'uomo. Tradotto in pratica significa che... Se ci rechiamo in un villaggio dove nel pomeriggio deve tenersi una riunione e sul luogo stabilito non troviamo nessuno, non ha senso chiedere quando comincia la riunione? La risposta è scontata: quando tutti saranno presenti. Oh no, mi rispose la luna, il tempo conta ben poco per me. L'elefante. Vigilia di Natale, Parco Nazionale di Mikumi, Tanzania. Tavoli apparecchiati all'aperto in una rodura nella macchia. Racconti, barzellette, risate. A un certo punto mi accorsi che le tenebre impenetrabili, che cominciavano subito al di là dei tavolini illuminati, oscillavano e rimbombavano. Fu un attimo, il rumore crebbe rapidamente. E dal fondo della notte emerse alle nostre spalle un elefante. Non so se qualcuno di voi si sia mai trovato faccia a faccia con un elefante. No, non allo zoo o al circo, ma nella boscaglia africana, dove l'elefante è sovrano, incontrastato. Alla sua vista l'uomo è pervaso da un terrore mortale. L'elefante isolato, separato dal branco è spesso una bestia infuriata, un aggressore impazzito che si avventa sui villaggi, calpesta le capanne e uccide uomini e animali. L'elefante immenso girò intorno al suo occhio perforante. Impossibile capire che cosa pensasse nel suo testone possente. Restò un attimo fermo. Poi cominciò a girare fra i tavoli dove in un silenzio mortale la gente sedeva immobile, paralizzata dallo spavento. Nessuno faceva un gesto. Intanto l'elefante girava osservando i tavoli imbanditi. I movimenti e il dondolio della testa indicavano che stava esitando, che non riusciva a prendere una decisione. Incrociai il suo sguardo, uno sguardo attento, pesante, pervaso di profonda, immota cupezza. Alla fine l'elefante ci lasciò, si allontanò e scomparve nel buio. Quando la terra smise di, di tremare e le tenebre tornarono ferme, un tanzanese seduto accanto a me mi chiese, hai visto? Sì, risposi ancora un po' frastornato, un elefante. No, disse lui, lo spirito dell'Africa assume sempre la forma di un elefante, perché non esiste un animale capace di vincerlo, né il leone, né il bufalo, né il serpente. Paura. A volte, durante un safari o persino alla fattoria, in un momento di grande tensione, leggevo negli sguardi degli indigeni che per loro la mia paura era incomprensibile, che fra noi c'era un abisso. Possedevano questa sicurezza, pensavo, perché avevano saputo tramandarsi una nozione che invece già i nostri antenati avevano perso. L'Africa, fra tutti i continenti, insegna questo, che Dio e il diavolo sono uno, non due increati, ma un solo increato. Gli indigeni non dividevano la sostanza, ma non confondevano le persone. Distacchi. Non ero io ad andarmene. Io non avevo il potere di lasciare l'Africa, ma era l'Africa che lentamente, gravemente, si ritirava da me come il mare nella bassa marea. Promesse. Io, io credo, credo nella, nella pace. pace. Forse. Forse. Addirittura. Addirittura, nella, nella pace, pace ad ogni costo. Kutze, Sudafrica. Buonasera a tutti, eh, prima di dare la parola ai nostri relatori di questa serata eh, prendo ancora qualche minuto per leggere una breve lettera che la dottoressa Luisa Barbieri ha voluto scrivere idealmente a un bambino africano della missione di Mivo con cui l'associazione Nadir eh, collabora da un paio di anni. Tale collaborazione eh, probabilmente non potrà eh, continuare per una serie di problematiche. Questa lettera ne individua una in particolare, e cioè sul grosso problema della presenza eh, dei bianchi in Africa che spesso eh, sollecitano con la loro presunzione di aiuto l'accattonaggio nel popolo e soprattutto nei bambini africani. Caro Zaccaria, ti invio queste righe per spiegarti il mio comportamento. L'avrai trovato molto strano. Mi dispiace. Mi dispiace davvero che tu creda che io sia diventata indifferente, cattiva con te e con gli altri bambini della collina. Vi ho pensato tanto, ho pensato e parlato di voi ai miei pazienti tanto da farli innamorare di voi, delle vostre storie. Ho conservato vivo nel cuore questa collina e la sua gente. Ho sognato di tornare e invece quando sono arrivata pochi giorni fa mi si è spezzato il cuore. Ma che cosa ti hanno insegnato? A mendicare? Credi forse che chiedendo delle cose magliette, caramelle, cambierai meglio la tua vita? Stai attento Zac, stai attento ai bianchi. Stai attento a coloro che con le loro pance tronfie arrivano alla collina e si mostrano gelerosi relegando magliette, palloni caramelle, non credere alle apparenze. Non guardare al di là di quel muro che circonda l'ospedale come a un luogo di gioia, di benessere. È solo una delle tante illusioni che vogliono regalarvi. Costa poco regalare illusioni, costa poco regalare rifiuti, costa poco lavarsi la coscienza. Molti bianchi vivono di illusioni, hanno perso il valore della vita, credono di poter comprare qualunque cosa anche il paradiso. Non farti imbrogliare dalle loro promesse. Credi in te stesso, nella tua gente, lavora, studia per migliorare le condizioni di vita della tua gente. Non lasciarti abbindolare da questa illusione, da questa ricchezza, da questo potere. Questo è un nostro problema. Non credere che la felicità sia in queste cose. Studia. Studia e non bistrattare o disconoscere la cultura della tua terra. Non pensare mai di essere inferiore ai bianchi perché non hai. Non credere che quella dei bianchi sia la cultura dominante, che loro abbiano davvero capito come è meglio vivere. Se continuerai a studiare, diventerai un uomo colto, capace di scegliere con la sua testa e potrai capire come e chi ti sta imbrogliando. Allora potrai imboccare la strada della tua felicità. Allora troverai il coraggio di lottare per te e per chi ami. Ti faccio tanti auguri. Spero che tu possa vivere una vita felice. Io non credo che tornerò amivo. Ho capito, ho visto, ho sentito troppo. Un giorno non sono sicura, capirai anche tu. E se avrai conservato questa lettera sorridendo o trionfante, Ricorderai quella vecchia Muganga Muzungu che non ti ha voluto regalare magliette, ma solo qualche consiglio. Spero davvero con tutto il cuore. Grazie a tutti voi. Buonasera a tutti. Grazie di cuore per aver deciso di passare un pochino di tempo insieme a noi per tentare di comprendere eh, come meglio poterci avvicinare a quel meraviglioso continente che è l'Africa. Io proporrei di fermarci un po' a pensare, usufruendo delle esperienze che i nostri autorevoli ospiti, quelli che ho il grande onore di avere di fianco stasera, ci andranno ad illustrare. È un fermarsi a pensare un po' a noi, a tutti noi, considerandoci parte dell'insieme del genere umano, al di là degli schemi imposti dal contorto sistema sociale che ci sta schiacciando. Io sono Luisa Barbieri, sono stata già abbondantemente presentata dalle ragazze. Rappresento l'Associazione Medica Nadir e in qualità di responsabile delle attività scientifiche. Cercherò di introdurre i nostri ospiti che con molta più esperienza di me ci aiuteranno a comprendere, a comprendere meglio che cos'è questo continente, chi è la sua gente e chi siamo noi soprattutto. La nostra associazione, la NADire, eh, ha tentato di chiamare a raccolta altre associazioni a sostegno dell'organizzazione di queste serate dense di chiacchiere e della festa del paese multietnico che si terrà domani presso il Centro Sociale Giorgio Costa al Parco dell'ex manifattura Tabacchi dalle 15:30 alle 19:00. Eh, festa che si terrà malgrado il tempo inclemente, poi domani comunque ci sarà il sole. Abbiamo firmato un contratto, quindi domani ci sarà, ci sarà il sole e quindi andrà benissimo. Ecco, l'invito di Nadir è partito con una decina, 10, 20 associazioni, insomma, alla fine siamo arrivati ad essere 160 eh, associazioni e quindi è nato un grande gruppo: un grande gruppo che ha preso il nome di Insieme A. Ecco, la cosa importante è che questo gruppo non si fermi, non si fermi all'organizzazione degli eventi. Eh, noi tra l'altro eventi per i quali noi siamo molt, molto molto grati alla provincia che eh, è responsabile dell'iniziativa che ci ha spinto verso questa avventura. Le associazioni che hanno aderito alla, insieme, al gruppo Insieme A, eh, pur mantenendosi adese alle loro radici, sono unite da una serie di obiettivi comuni e eh, l'intento sarebbe proprio quello di iniziare un lungo cammino che ci da percorrere insieme, eh, di fatto, non solamente di nome. Un cammino volto a costruire e a vivere al meglio una società interculturale, dove la diversità non rappresenti più una barriera, ma rappresenti un punto di incontro, quale in realtà è. Un cammino fatto di collaborazioni finalizzate a promuovere, a rendere concreti progetti destinati al miglioramento della convivenza. In un paese come il nostro, dove la multietnicità è divenuta una realtà tanto gradevole quanto contrastata: contrastata da chi continua a perseverare nella cecità e nell'arroganza dettata dalla paura di ciò che non conosce di chi non riesce a comprendere il grande valore dell'incontro della diversità o di chi lo comprende benissimo, ma nutre tutto l'interesse affinché il livellamento non avvenga, perché c'è anche questa fetta di persone. Vorrei ringraziare molto calorosamente le organizzazioni che hanno patrocinato gli eventi. La Emi, Arcoiris TV che sta registrando gli eventi e che permetterà anche a coloro che non sono presenti in sala di partecipare attraverso internet, ai frati minori dell'Antoniano che ci hanno concesso la disponibilità del teatro, alla Banca Etica, al quartiere Porto, al quartiere Santo Stefano, al quartiere San Donato, al comune di Zola Predosa. Al gruppo Onlus e Saturano, a Lega Coop, a Powerlog Minerva, al Consorzio Iniziative Sociali e a Manuten Coop. Un ringraziamento calorosissimo ai nostri relatori. Alla mia destra, padre Alex Zanotelli, che è un missionario comboniano che per tantissimi anni, 12 anni, mi pare, ha vissuto a Corogocio, e nella, nella bidonville di Nairobi, la possiamo definire così, e che attraverso la sua esperienza ha compreso e ci ha fatto comprendere eh, il come e il perché sia fondamentale vivere a stretto contatto con la gente, cercando l'essenza stessa delle loro abitudini e della loro cultura per poi agire al meglio. E il professor Silvio Pampiglione, che si è della mia sinistra, che è un medico parassitologo di fama internazionale, anche lui ha trascorso tantissimi anni in Africa, e anche lui, soprattutto per noi medici innamorati del continente africano, eh, ci ha insegnato e continua tutt'oggi ad insegnarci in quale modo proporre la medicina e non solo la medicina. Eh, C'è tanto da imparare quando si decide e eh, si tenta di partire, si parte per cercare di dare un aiuto per piccolo che sia, ma che possa essere considerato un aiuto. Bisogna imparare, bisogna ascoltare, avere la forza e il coraggio di ascoltare con grandissima umiltà. Ecco, io spererei proprio che questa sera tutti noi, uscendo dal, dal teatro, avremo acquisito una maggiore consapevolezza, una consapevolezza che spero, spero ci porterà a rapportarci un po' meglio, sia al sud del mondo, sia a chi, tra tanti sacrifici, arriva nel nostro paese nel tentativo di migliorare la sua qualità di vita. Vorrei introdurre l'argomento Africa. Partendo da un presupposto fondamentale, da noi, intendo eh, l'organizzazione Insieme A, posto quale base è incontrastata degli interventi che le nostre organizzazioni tentano di operare. Ossia, solo attraverso il suo essere l'Africa può veramente accedere al suo avere, un avere autentico, non un avere di elemosine e di mendicità. Credo sia bene partire da un problema di identità, di dignità e quindi di ruolo nel mondo di un continente che è stato spogliato della sua stessa storia. Senza identità l'Africa è solamente uno strumento utilizzato dagli stranieri. Negli ultimi secoli il continente africano è stato forgiato, trasformato dalla cultura imposta dai paesi industrializzati del nord non ha avuto la possibilità di esportare alcun messaggio culturale, è stata costretta all'approvvigionamento di materie prime trasformate solo al nord in beni di consumo, in beni che contengono quindi un significato culturale. Uno dei grandi problemi dell'Africa, a nostro avviso, è proprio lo scambio culturale equo attraverso la fornitura di infrastrutture alle culture del continente. Quindi riscoprire la storia del continente africano a partire dalla sua stessa matrice è fondamentale per superare il limite temporale storico che fa risalire il tutto all'era delle colonizzazioni. La ricerca storica aveva deciso che non esisteva una storia africana e che gli africani colonizzati erano semplicemente condannati ad indossare la storia dei colonizzatori. In realtà, penso che occorre partire. Occorre partire dalle radici del popolo per arrivare all'essenza stessa della sua cultura. In altro modo altro non si ottiene che una falsificazione, con conseguente incomprensione delle dinamiche che sostengono la società africana. La comprensione della storia di un popolo chiama il futuro, incita e invita la gente a spingersi verso qualcosa di nuovo, di inedito, di non catalogato, che improvvisamente viene realizzato da un gruppo resta sempre un'apertura, ed è su questo, ribadisco, supportata dalla conoscenza, che dobbiamo agire. Siamo giunti ad un grande momento della storia umana, in quanto, quando la globalizzazione è neoliberista, così com'è concepita, come il logico risultato del sistema capitalistico di produzione, del sistema supportato dalla competitività e della redditività, a tutti i costi, costi sboccando in una sorta di darwinismo economico. Ecco, quando questa globalizzazione avrà fallito e molto probabilmente fallirà, fallirà in quanto non produce solo povertà ma indebolisce le frangi debole della società, rinforzo della sottile fascia economicamente forte supportata dal sistema economico globalizzato. Ecco, allora sarà arrivato il tempo per scelte strategiche corrette per l'umanità nel suo insieme, se avremo ancora quel tempo, eh, perché se ci sarà ancora quel tempo. Il sistema economico globale funziona quasi esclusivamente sulla base degli scambi finanziari, si vendono e si comprano azioni e gli attori di questo gioco internazionale del denaro intascono tutto ciò che i risparmiatori investono. È come un, un ritorno al capitalismo mercantile del XIX secolo. Dinanzi a questa forma di economia il capitalismo africano non ha alcuna possibilità se non come smembramento di un sistema posto in atto a partire dal XVI secolo e dominata tutt'oggi dalla triade USA, Europa, Polo Asiatico. L'economia mondiale non è più fondata sull'apporto di materie prime dal sud, è economia di informazione, quindi è lontanissima dalla cultura africana. Gli slogan messi avanti da alcuni partner dell'Africa, secondo i quali essa non dovrebbe mancare l'appuntamento del terzo millennio, sono assolutamente privi di significato, a mio avviso. Una sorta di oppio dei popoli, allo scopo di abusare delle persone lanciandole in una fuga in avanti, sapendo benissimo che non riusciranno mai a perseguire ciò che idealmente ed induttivamente rincorrono, sino a che tutta una serie di condizioni di base non verranno soddisfatte. Il ruolo dell'Africa sembra che non sia mai cambiato dal XVI secolo, quando cominciò l'invasione dall'esterno e la conseguente tratta dei neri, nel corso della quale sono stati mercantiggiati milioni di schiavi neri. L'utilizzo di esseri umani come riproduttori di altri esseri umani utilizzati nel lavoro delle piantagioni, bambini gettati in mare, abbandonati in qualche mercato perché troppo piccoli per essere sfruttati. E nel frattempo, addirittura si teorizzava e si disquisiva sulla questione se i neri avessero o no un'anima. Ecco, la tratta dei neri fu il punto di partenza di una decelerazione, di un arresto della storia africana. Se la ignoriamo, non possiamo certamente nemmeno provare a comprenderne il continente. La tratta dei neri contribuiva a spingere gli stati colonizzatori verso l'industrializzazione. Il patto coloniale voleva che i paesi africani producessero solo materie grezze da inviare al nord dove venivano lavorate. È da lì che all'Africa è stato imposto il ruolo di fornitore di materie prime, patto coloniale che perdura anche ai nostri tempi. Ovviamente questo ruolo equivaleva ed equivale a spogliare un continente di ogni possibilità di crescita individuale. Questo sistema genera miseria. La miseria annulla la possibilità di fare delle scelte. Ecco, io credo che non si possa perseverare nella cognizione che la povertà sia la causa del sottosviluppo. La povertà è il prodotto del sistema dominante. Quindi ci si cura della povertà a posteriori senza chiamare in causa le forze strutturali di ciò che la generano. Questa non è la strada giusta, a mio avviso. Ciò su cui dobbiamo meditare, almeno in partenza, è quanto e quale sia stato il torto che ha subito la razza umana attraverso i neri. Solo in quel momento forse anche la popolazione nera verrà riconosciuta sotto tutti i punti di vista quale parte integrante della specie umana. È indispensabile che il nord riconosca con buon senso ed umiltà quanto e cosa deve imparare dal sud. È proprio sul concetto di missione che si deve fare chiarezza interazione e non imposizione. Il Sud ha bisogno del Nord, il Nord ha bisogno del Sud a completamento delle necessità emergenti, ragionando sempre in termini di reciprocità. I volontari che pur con tanta buona volontà partono e vanno in nelle, nel Sud del mondo, in Africa o in altri paesi, ecco non possono più permettersi di partire senza un minimo di formazione. Su questo insisto tantissimo, perché il rischio è gravosissimo sia per loro, che per coloro che teoricamente potrebbero usufruire del loro pirato occorre grandissima umiltà, atta di imparare, abbandonando l'arroganza e la presunzione che nasce dalla convinzione di appartenere, di essere i detentori della cultura dominante. Questo altro non può che supportare una proposizione sostenuta da un maggior potere economico relativo ma evidente nella proposizione stessa, un potere tale da indurre nei locali un vissuto di appartenenza ad una razza inferiore, come se si potesse parlare di razze nell'ambito del genere umano. In realtà non è sicuramente il potere economico che determina la superiorità di un popolo o la sua ricchezza e mi pare che il contesto sociale nel quale tutti noi viviamo ne dia viva testimonianza. Sarebbe molto bello se riuscissimo per un attimo a distaccarci dall'imposta concessione della globalizzazione neoliberista. A mio avviso solo la dimostrazione del rispetto rivolto verso coloro i quali si vuole provare a dare una mano L'umiltà, orientata a volere imparare dando la giusta valenza alla cultura ospite può avere un significato. Non si tiene in considerazione che c'è ed ebbe è rappresentata un'arte africana del vivere, della solidarietà, della relazione umana, dell'apertura verso gli altri, c'è la ritualità dello stare insieme, del condividere. Ma il muro che il sistema ha costruito nei secoli ci impedisce di vedere, conseguentemente si salta carichi del proprio fardello di presunzione, incapace di arricchirsi della diversità. È una lotta durissima quella che ci attende, ma è indispensabile al fine di smantellare questa sorta di pseudo sviluppo cannibalistico. In quanto il Nord, che gode di redditi pro capite da 40 a 50 volte superiori a quelli del Sud, sembra non volere sentire ragione, rivolte ad un livellamento umano ed umanizzante adeguato allo sviluppo planetario, superando gli schemi colonialistici ed abbattendo il grande muro che divide il mondo in due pianeti, di cui uno rappresenta il cibo e il sostentamento per l'altro. Bisogna favorire l'insorgenza di gruppi che si prefiggano progetti che partano dall'uomo per arrivare all'uomo. Un uomo nuovo, un uomo del terzo millennio, aperto alla relazione, allo scambio, all'etica universale, nel rispetto reciproco delle culture che caratterizzano gli individui e i gruppi di appartenenza. Il centro del mondo non è il nord tecnologicamente avanzato, il centro del mondo è dentro ognuno di noi, è da lì che dobbiamo partire. Perché è solo così che possiamo avere una possibilità, la possibilità di essere nuovamente umani ricettori e trasmettitori di valori. Lo sviluppo umano, con tutto il rispetto, è una cosa troppo seria per lasciarla nelle mani dei soli economisti, perché la storia dell'uomo siamo noi. Tra la scienza, il denaro, il potere e la violenza, spetta l'umanità a fare una sintesi chi gli ha diritto alla coscienza, in quanto è solo a questo livello che si trova qualcosa in più della razionalità. La coscienza è vita. E assunzione di responsabilità è la guida che governa il focolare incandescente dello spirito umano e che consente il superamento dell'inferno. Detto questo, io passo la parola immediatamente al professor Pampiglione che ci farà una relazione dettagliata su la, sulle missioni in Africa. Giusto? Sui problemi sanitari. Sui problemi sanitari. Dunque, gli organizzatori di questo congresso mi hanno affidato, se si può, ecco, mi hanno affidato questo compito eh, di illustrare la problematica sanitaria in Africa. È un problema molto vasto, molto complesso. Io ho tentato di semplificarlo proiettandovi delle schede, diciamo, e commentandole e poi con molte fotografie. Vediamo... Ecco, vorrei subito chiarire un concetto che moltissime malattie che vengono chiamate volgarmente tropicali non sono tropicali, ma sono il risultato di moltissimi altri fattori, eh, fattori eh, socio-economici, culturali, eccetera, e dove c'è una base soprattutto di miseria e di ignoranza. Prendiamo ad esempio la lebbra. La lebbra. È stata, la gente della lebbra è stata scoperta in Norvegia nel 1880 e in Norvegia c'erano molti lebrosari come c'erano in tutta Europa. Eh, perfino a Bologna San Lazzaro, per esempio, si chiama San Lazzaro perché c'era un lebrosario. Eh, la mebiasi è stata scoperta a St. Petersburg, in Russia, per cui non è una malattia tropicale. Nel 1880, quando è stata scoperta anche quella nel 1875. Era frequente in Russia. L'anchilosomiasi, una malattia da un verme che dà anemia e che provoca e che colpisce circa un miliardo di persone oggi nelle zone tropicali. È stata scoperta a Milano, a Milano nel 1843 dove c'era almeno il 10%, se non il 15% di persone. Colpite da questa malattia, specialmente nelle campagne. La malaria, la, la, la trasmissione attraverso le zanzare della malaria è stata scoperta a Fiumicino alle porte di Roma, dove c'era questa malattia. Per cui vedete, andiamo avanti con Ecco, moltissime malattie oltretutto che eh, colpiscono eh, i, i paesi tropicali e l'Africa in primo piano sarebbero evitabili, evitabili con sistemi molto semplici, per esempio in, in Africa si muore facilmente di morbillo, ci sono delle epidemie fortissime di morbillo, si muore di tetano, c'è la poliomielite, tubercolosi, tutte malattie che oggi sono evitabili con le vaccinazioni. Altre poi sono malattie eh, come l'AIDS, la tubercolosi, i vermi intestinali. Eh, che si trovano in un terreno fertile dove non ci sono le conoscenze eh, di come si prendono queste malattie e, e c'è appunto ignoranza in questo senso, ignoranza eh, del ciclo biologico di queste parassitosi. In, in Africa si muore di diarrea. Si muore di, di broncopolmonite, di, di malattie che sono facilmente curabili oh, con i mezzi di oggi. Avanti per piacere. Per cui vedete che il problema della salute non è soltanto quello del microbo e del paziente, ma è un problema legato a fattori molto complessi: socio-economici, politici, socioculturali, climatico-ambientali. Dove c'è siccità eh, c'è anche. Eh, povertà, muoiono gli animali, muoiono le persone, dove c'è allagamenti, la stessa cosa, le carestie, le reti stradali inesistenti, l'acqua potabile, pensate che neanche il 45% degli africani beve dell'acqua potabile. I gabinetti, la stessa cosa, oltre la, la metà, il 60%, si parla di persone che non hanno un gabinetto. E questo vuol dire un fecalismo ambientale, cioè una dispersione delle feci nell'ambiente che provoca una quantità poi di malattie eh, nelle persone che vengono contagiate facilmente. Poi ci sono la, la scarsità di, di medici, la scarsità di infermieri. Le guerre, le guerre, e, è un problema terribile quello dell'Africa perché chi gli vende le armi a questa gente siamo sempre noi. E, vi farò vedere delle persone che sono saltate sulle mine, e le mine sono mine italiane in gran parte. Poi ci sono repressioni feroci di dittatori feroci, ci sono violazioni dei diritti umani, carceri in cui si, si sopravvive in, come delle bestie, delle cose veramente incredibili a vedersi. Avanti. Ecco, qui vedete che cosa la siccità. Questa è una fotografia che presi nel Mali, quando morivano a centinaia, a migliaia, i, le, i, le pecore, i, i bovini, e nei mercati portavano degli scheletri, li vendevano per pochi soldi, ma naturalmente dove c'è questo stato c'è anche il, la successiva, c'è ecco, anche questo, c'è la, la fame, la fame vera in cui le persone perdono peso e muoiono. Ultimamente in Niger, per esempio, c'è stata una, eh, un, almeno 5 milioni di persone che sono stati a rischio di morire di fame, moltissimi sono morti e nei prossimi sei mesi... Eh, si, si pensa che soltanto nella zona che va dalla Zambia, Mozambico, Malawi e Zimbabwe ci siano circa 10 milioni di persone che rischiano di morire di fame. Qui vedete soltanto delle immagini: per esempio, questo è l'allagamento della Bidonville di de, 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 de Maputo nel Mozambico, ha piovuto molto. Immaginate la gente che salute che può avere andiamo avanti, queste sono le strade, questa è la strada che va da Chisangani verso Lituri, una strada che normalmente ci si dovrebbe mettere otto ore, oggi ci si mette tre giorni, perché non c'è assolutamente manutenzione, perché è diventata, ormai l'asfalto non esiste più, e guardate come si, come si va, se davanti a noi c'è poi un camion, che va a finire così, eh, non ci si muove più, diciamo, per alcuni giorni, bisogna accamparsi lì. Andiamo avanti. Poi ci sono i fiumi che intersecano eh, i conti in le nazioni, questo è in Guinea-Bissau, la Guinea-Bissau è un paese di eh, neanche poco più di un milione di abitanti. E dove ci sono una quantità di fiumi, di paludi e con l'automobile bisogna aspettare i traghetti per cui per arrivare a fare 100 km o 200 km ci si possono mettere giornate intere. Tutto questo influisce sulla salute, influisce sul fatto che per trovare un medico in questi paesi non è facile, non solo, ma poi c'è la fuga dei cervelli perché molti medici che hanno studiato preferiscono stare in città dove c'è l'acqua calda e l'acqua fredda e la doccia e la vasca da bagno che vivere in questi paesi. Qui vedete una sorgente, eh, come è fatta una sorgente eh, probabilmente la captazione di questa sorgente era buona, c'erano questi tubi, però poi non c'è stata manutenzione perché l'acqua ha filtrato da sotto quel muro eh, che mantiene eh, la sorgente, che doveva tenere la sorgente pulita e la gente entra con i piedi dentro per prendere l'acqua, per cui immaginate quanto sia pulita questa eh, sorgente. Qui vedete come spesso in Africa l'acqua deve essere portata da, da lontano, chilometri, ore di tempo che si perdono per portare l'acqua. Questi sono dei bambini, queste sono delle donne, la precedente fotografia era nel, nel Congo, questa è nel Togo, ma dappertutto in tutta l'Africa vediamo di queste scene. Poi c'è il fecalismo, come vi dicevo, la mancanza di gabinetti. Eh, questo qui è nei dintorni di Ouagadougou, nel, nel Burkina Faso. Basta eh, fare due passi fuori dalla città e si vedono eh, campi di, eh, eh, cosparsi di feci umane. E naturalmente, qui, qui c'è una serie di gabinetti: può andare avanti, ecco una serie di gabinetti dove si vede come vengono tenuti. Io mi ricordo. Eh, questo invece è un gabinetto eh, dell'università di Bologna ve l'ho voluto mettere per far vedere come è facile in fondo criticare gli altri però bisogna anche vedere come questo qui è a via Zamboni 33 se vi interessa andiamo avanti Ecco, questo è un bambino che ha, ha avuto della diarrea e che eh, l'ha lasciata lì. Immaginate le mosche, la possibilità di trasmissione di diarrea. Vi dicevo che in Africa si muore di diarrea molto facilmente, specie nei bambini. Questo invece è un bambino in Sicilia, eh, negli anni 60. Io ho lavorato un anno in Sicilia e, e ho visto delle scene veramente africane. Oggi molte cose sono cambiate, però... Non andiamo eh, troppo nel sottile perché vedremo, ci sono delle, delle situazioni molto simili. Questa è una fogna aperta eh, a Ouagadougou-Città nel, nel Burkina Faso. E dove c'è di tutto perché gli scoli delle case vanno in questa, in questa canaletta e immaginate le mosche, le zanzare, la sporcizia eccetera questo invece siamo sempre a Palma Montechiaro in Sicilia negli anni 60 in cui fu fatta una grossa inchiesta sulle condizioni di vita 20.000 abitanti senza fogne e canalette aperte eh, di questo genere avanti la l'immondizia i servizi di immondizia molto spesso nelle città non, non ci sono eh, per cui vengono sparse eh, così le, le immondizie e animali e certe volte anche persone vanno a cercare alimenti questo vedete a luanda nell'interno nel cortile di, un, di grandi fabbricati, guardate, sono tutte mucchi di mondezza che c'è lì e addirittura si è formata una piccola palude all'interno dove naturalmente c'è un pullulare di zanzare impressionante. Avanti, questo lo stesso in un altro fabbricato, potete vedere tutte le mondezze. Qui invece siamo nelle mine, questo qui in Mozambico è una persona che è saltata su una mina e gli si è aperta una gamba. Queste mine in gran parte spesso sono di fabbricazione italiana e è veramente una vergogna che sia possibile che in Italia ci sia un commercio di armi fiorente malgrado tutte le leggi, le disposizioni che ci sono state, però continua a funzionare e, e le armi italiane, dalle mine a, a tante altre, a fucili specializzati, a elicotteri, apparecchiature tecnologiche avanzatissime, eh, vengono vendute un po' da tutte le parti. Questo è in un ospedale eh, nella, nella Tanzania dove... Eh, durante la guerra di liberazione del Mozambico eh, arrivavano le persone appunto saltate sulla mina. Questo invece è nel Congo, eh, un, un bambino che eh, ha ricevuto una scheggia di granata. E sapete che in Congo c'è stata guerra sopra guerra da decine d'anni. Qui vedete invece una scena di eh, soldati portoghesi che sono fieri di aver tagliato la testa di un un guerrigliero mozzambicano. Andiamo avanti. Qui vedete una donna sarawi, Aminatou Haidar, una bravissima donna che ha fatto ultimamente uno sciopero di oltre 50 giorni, sciopero della fame in carcere, una donna che è desaparecida per tre anni, è una sarawi che combatte per i diritti umani del suo popolo contro il governo marocchino. Saprete forse come è avvenuto l'invasione del, della terra dei Sahrawi, e cioè del Sahara occidentale, per opera del Marocco che contro ogni legge internazionale ha invaso questo territorio nel 1975. Questa fotografia è di pochi giorni fa. La storia del rapporto vedete, tra paesi ricchi e Africa. È intessuta tutta di ingiustizie, violenze, oppressioni e sono le basi del, dello sfruttamento coloniale che viene mascherato da un'ipocrisia incredibile. Eh, perché eh, se prendiamo, non so, il, il Congo belga, il cosiddetto Stato libero del Congo che si chiamava prima, mh, dove il re del Congo eh, per circa eh, 23 anni eh, ha fatto morire, eh, lo dico chiaramente perché è così, eh, oltre 10 milioni di persone e c'è un libro interessantissimo che si chiama I fantasmi del Congo che vi invito a leggere perché racconta delle, delle cose che, che la storia poi ha falsato perché la storia l'hanno fatta i vincitori e questa gente come diceva anche la dottoressa Barbieri, eh, questa gente eh, doveva accettare la storia dei vincitori perché loro non avevano storia e allora il, il re del Belgio faceva delle grandi donazioni alle società scientifiche, eh, alle, alle chiese, eh, agli ospedali eh, in Europa, però poi lì eh, si impossessava dell'avorio, si impossessava del caucciù, si impossessava di tutte le ricchezze di questo paese. Avanti. Ecco qui, vedete alcuni eh, dati storici di, eh, di queste lotte che ci sono state. Questo è il forte dell'isola di, Mo, dell di Mozambiche, eh, l'isola che poi ha dato il nome a tutto lo stato Mozambico. Nel XVI secolo è stato fatto questo forte, che era un centro di raccolta di tutti gli schiavi che venivano portati dall'interno e tenuti lì sul mare. In quest'isola e poi portati eh, via eh, dalle navi verso le Americhe. Eh, naturalmente c'era eh, la chiesetta, erano molto religiosi questi portoghesi che facevano eh, il commercio degli schiavi, come, eh, come poi saranno, stati, saranno gli spagnoli, i francesi, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Questa è l'isola di Gorée. Eh, l'isola di Gorée è sull'Atlantico, l'altra sull era sull'oceano indiano. Anche questa era un centro di smistamento dei, degli schiavi. Eh, avanti. Ecco, eh, c'è una casa ancora, questa casa degli schiavi, e dove c'è questa scritta che vi traduco «Il popolo senegalese ha saputo mantenere l'attuale casa degli schiavi in modo di ricordare ad ogni africano che una parte di lui stesso è passata per questo santuario. Avanti. Ecco, queste qui sono era come era fatta la casa degli schiavi. Avanti. Gli schiavi erano ammucchiati in questi corridoi, proprio ammucchiati come sardine, e aspettavano che venissero i galeoni delle varie nazioni. E, e, e naturalmente c'era anche lì la chiesetta dove venivano eh, benedetti eh, i, i massacratori di questa gente. Qui vedete come si puniva al tempo di Leopoldo II, re del Belgio, e come si punivano le persone che non portavano il quantitativo di avorio e, o di caucciù. Eh, queste sono delle fotografie terribili. Queste, guardate queste. Persone hanno in mano delle mani di altre persone a cui sono state tagliate perché non avevano portato il quantitativo giusto di avorio. Guardate, ci sono state migliaia di persone con le mani tagliate per punizione. Questo è un padre che guarda le mani e un piede de della figlia che sono state tagliate perché c'erano anche questi ricatti familiari. Queste sono le mogli che venivano catturate e tenute in catene fino a che i mariti non portavano il, il peso giusto, il quantitativo giusto di caucciù. Questo invece è un camp de regroupement chiamato così, cioè un campo di concentramento in Algeria. Siamo negli anni 60, 1960-61, guerra d'Algeria, in cui eh, i francesi, popolo civilissimo, eh, ha rinchiuso in questi campi di concentramento eh, nomadi eh, con, eh, con i loro animali. Gli animali sono morti dopo poco tempo perché tutte le erbe sono state mangiate attorno e, eh, e poi sono morte le persone. Io ho lavorato tre anni in Algeria e ho visto tanti di quelle persone tubercolotiche che uscivano da questi campi che veramente mi è passata la voglia. Questo, eh, è una scena nel campo di Soveto, dove al tempo dell'apartheid, cioè non molti anni fa, eh, sono stati ammazzati dalla polizia, mitragliati centinaia di persone. Questi sono dei genitori che vanno a, a cercare tra i cadaveri il cadavere del figlio. Questa è una delle tante mistificazioni. Siamo nello Zaire, nel Congo. Il, il presidente Mobutu. Eh, che è, riverito, è stato riverito, aiutato da, da tutta l'Europa e da tutto il mondo, e, e che poi sappiamo che era un criminale che ha eh, assassinato tante di quelle persone anche con le sue mani. Ecco, parlava di queste cose: eh, di un sol, un sol popolo, una eh, sola nazione, un, eccetera, eccetera. Questo è un carcere eh, marocchino purtroppo. Eh, io amo moltissimo il popolo del Marocco, però quello che il governo ha fatto e sta facendo verso il popolo sarawi, eh, cioè quelli che abitano il Sahara occidentale, questo è un carcere, come vivono nel carcere, ecco come dormono la notte, andiamo avanti, vedete che ammucchiate, questi sono dei prigionieri politici, cioè dei prigionieri di opinione sarawi. Che eh, sono, queste sono fotografie di poche settimane fa. Che sono arrivate. Guardate eh, come sardine sono allineate. Questa gente ha fatto un, uno sciopero della fame di 51 giorni nel silenzio assoluto della stampa, perché era vietatissimo di entrare ai giornalisti in, nella regione e eh, le delegazioni straniere sono state respinte. Nove delegazioni spagnole, norvegesi e di altri paesi sono state respinte perché non si sapessero, però, per fortuna, con internet sono giunte foto e sparse in tutto il mondo. Quali sono le principali preoccupazioni sanitarie? Quali sono state nell'epoca coloniale? Prima cosa, la paura dei grandi focolai di malattie, quali erano il vaiolo, per esempio, che era una malattia presente in India soprattutto, eh, e per cui doveva restare fermata lì e il colera, la peste poi salvaguardare la salute delle persone che andavano in queste colonie e poi mantenere in efficienza eh, chi lavorava, e cioè la manodopera indigena e precedentemente anche gli schiavi. Dopo la seconda guerra mondiale c'è stata sicuramente una presa di coscienza diversa e c'è stata una conferenza mondiale della FAO a Roma che ha riconosciuto come più di metà del genere umano era sottoalimentato e affamato, la conferenza di Almatà nel 78 eh, in cui si è lanciata la parola salute per tutti nell'anno 2000, eh, un bellissimo slogan che sembrava nel 78 di poter raggiungere e che invece ancora oggi siamo al punto di partenza. Ultime: le dichiarazioni degli obiettivi del millennio, eh, fatte a New York nel 2000 e pochi mesi fa di nuovo a New York nel 2005 e che sono state praticamente un vero fallimento. La chiave di volta della nuova strategia che è stata lanciata nel 1978 al congresso di Almatà, in cui hanno partecipato tutte le nazioni del mondo e specialmente l'Organizzazione Mondiale di Sanità, è stata individuata nella primary health care, cioè nell'assistenza sanitaria di primo livello, il cui punto essenziale è proprio il coinvolgimento della comunità nella gestione della propria salute, cioè non imporre le cose, ma discuterne, formare, ma far sorgere queste cose dal basso. E questo è partito dai cosiddetti medici scalzi cinesi di cui avrete sentito parlare e, e dai Feldscher russi, e, e piano piano si è cominciato a formare anche in Africa, vedete qui, eh, questa è eh, eh, una commissione eh, di eh, donatori, cioè di persone che finanziano per la formazione di, di infermiere in Guinea-Bissau, andiamo avanti, Qui vedete delle ostetriche di villaggio, sono delle donne molto spesso analfabete, però a cui si insegnano determinate pratiche molto semplici, spesso sono delle, tradizionalmente delle ostetriche anche molto attente, molto intelligenti, soltanto non, non conoscono eh, come si possa contagiare diciamo, con poca igiene eh, una... Eh, una donna che partorisce. Questa è la fabbricazione di un piccolo centro di salute fatto da um, volontari del villaggio e da volontari anche europei di una ONG. Viene fuori un, una casa di questo genere, un locale di questo genere, dove però si possono accudire eh, alle principali dieci malattie più frequenti nei villaggi. Qui vedete un infermiere itinerante. Andiamo avanti. Eh, questi sono altri due infermieri che hanno eh, i medicinali essenziali, perché certe volte bastano dieci medicinali dati al momento giusto e poi sapere mh, fare le diagnosi esatte di quelle dieci più importanti malattie eh, per salvare la vita a una quantità di persone. Avanti. La partenza, come vi dicevo, è stata ottima, l'entusiasmo era grandissimo, eh, si pensava veramente la salute per tutti nell'anno 2000, era uno slogan dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che convinse a quell'epoca molta gente. Però poi che è successo? Eh, le cose si sono eh, ingarbugliate, eh, questi governi fantoccio messi su eh, dalle grandi potenze, la corruzione, la vendita di armi, soprattutto l'assassinio de, delle persone che emergevano, delle persone importanti. Vedremo poi le loro immagini, Patrice Lumumba eh, ammazzato nel Congo, Amilcar Cabral ammazzato in Guinea, eh, Edoardo Mondlane ammazzato in Tanzania, eh, lui dirigeva la lotta eh, di, per la liberazione del Mozambico. Thomas Sankara a Ouagadougou nel Burkina Faso. E, e, così, e poi il sostegno invece di leader terribili, sanguinari, eh, Idi Amin, Bokassa, vi ricorderete questi nomi, che addirittura confinavano con la pazzia come personaggi. E, poi il saccheggio delle risorse locali, interessi economici di tutte le grandi potenze e poi per ultimo gli interventi della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, l'aggiustamento strutturale, eccetera eccetera che hanno indebitato e hanno finito di rovinare eh, soprattutto i servizi sociali perché risparmiavano sulla sanità, sulla scuola, per cui sui servizi essenziali avanti Qui vedete Edoardo Mondlane assassinato con un pacco bomba inviatogli dai servizi segreti sudafricani. Qui vedete eh, eh, Lumumba, eh, il quale è stato, eh, qui, qui è una fotografia terribile perché è stato bastonato, malmenato, gli hanno rotto gli occhiali, lui aveva gli occhiali e poi l'hanno infilzato con le baionette e l'hanno ucciso. Questo è pochi minuti prima della sua morte nel Congo. Questo è Amilcar Cabral. Laureato in agronomia, intelligentissimo, molto bravo, attirato con un tranello in Guinea e lì poi fatto fuori. Questo è Thomas Sankara, ucciso anche lui a Ouagadougou nel Burkina Faso, un uomo onestissimo che aveva creato, eh, ha fatto un colpo di mano, una rivoluzione senza colpo ferire, ma eh, mettendo sotto processo tutti i principali eh, sfruttatori che c'erano prima nel suo paese e per questo è stato ucciso. Questo è Samora Machel, anche lui ucciso con il dirottamento di un aereo pochi anni fa, lui è stato il secondo presidente del Fronte di Liberazione del Mozambico. Eh, questo qui è, eh, è un, eh, un, eh, un uomo interessantissimo eh, che non è morto eh, perché eh, eh, l'hanno tenuto in carcere vent'anni e ha resistito. Eh, si chiama Mohammed Dadash, eh, oltretutto ha vinto dei premi mh, per eh, i diritti umani, per la difesa dei diritti umani eh, de della Norvegia e di altri paesi, eh, è stato nelle carceri marocchine per 20 anni. E questo è Ali Salem Tamek, che proprio pochi mesi fa passò anche in Italia, un combattente per i diritti umani del popolo sarawi e che è stato appena ritornato in patria è stato arrestato, è stato isolato in un carcere marocchino e ha compiuto uno sciopero della fame di 51 giorni insieme ad, a quegli altri 36 saraui che vi ho fatto vedere prima stesi per terra e che è ancora vivo. Oltre tutto quello che abbiamo visto... C'è la distruzione della cultura locale e dei valori tradizionali che è stata fatta sistematicamente, purtroppo, da, da noi persone colte, diciamo, da il, dalle nostre nazioni, la colonizzazione dei cervelli, se, facendo vedere che il modello occidentale è perfetto, è il migliore di tutto, poi la cattiva cooperazione, la mala cooperazione che aveva soltanto stimolava non lo sviluppo ma stimolava la dipendenza, la dipendenza a certi agi, a certe possibilità e poi soprattutto la mancanza di una volontà politica da parte delle grandi potenze. Per cui tutti questi buoni propositi sono falliti e oggi ci troviamo in una situazione che forse è ancora peggio di quella del 78 quando si parlò della salute per tutti degli anni 2000. Questo è una, un cartellone di medici inglesi che dicono no alla quantità di medicinali inutili che vengono mandati in Africa. Tantissimi sono scaduti, altri sono addirittura proibiti in Europa, ma attraverso la corruzione dei ministri della sanità vengono venduti in molti paesi africani. E questo è il biberon, questa è stata fatta una campagna fortissima contro la Nestlé. La Nestlé ha dato causa ai pediatri inglesi che avevano fatto questa campagna, però i pediatri hanno vinto perché avevano ragione loro cioè il biberon e il latte artificiale, tanto consigliato e reclamizzato per fare bei bambini eh, dalla eh, casa Nestlé, e questo eh, biberon, è in un paese in cui l'acqua non è bollita, in cui non c'è un frigorifero, in cui c'è pieno di mosche, diventano eh, delle bottiglie di veleno che si danno ai bambini che poi muoiono di dissenteria e di vari diarree. Questi sono altri aiuti, eh, passiamo rapidamente. Questi sono trattori, questi trattori dati a persone senza spiegare che bisogna metterci l'olio nel motore oltre eh, al gasolio, per esempio. Queste sono delle eh, culle termostatiche inviate a Chisimaio in Somalia, in una città cioè, dove non c'è la corrente elettrica, per cui queste erano completamente inutili. Però fanno bello il donatore eh, che per ragioni politiche eh, fa questi regali e poi dopo eh, regali che vanno lì buttati lì e che non servono a niente. Guarda, avanti. Sei bloccato? Si è bloccato? Eh, vabbè, c'è tutta una serie di. C'è altre poche che... Siamo quasi alla fine del, del mio discorso, che purtroppo non è molto allegro, e, e anche come diciamo, eh, che cosa fare, ecco, perché davanti a una situazione del genere, che cosa fare? Questo è molto difficile, è veramente molto difficile dirlo. Eh, io qui, in una di queste eh, schede, eh, avevo messo. Un, uno scritto di Pasolini, un uomo strano, un uomo eh, controverso, rintorcinato, eccetera. Nel 75 lui diceva, bisogna abbattere la cultura del consumismo, e poi aggiungeva, bisogna abolire immediatamente la televisione, bisogna processare penalmente... Bisogna processare penalmente gli esponenti del governo di questi ultimi 30 anni. Questo diceva Pasolini, naturalmente, lui era molto estremista. Io, io non, non commento questa affermazione, eh, in queste affermazioni. Dico però che bisogna pensarci a queste cose. Voglio dire che ci vuole soprattutto l'impegno personale politico e tecnico di ognuno per risolvere questi problemi, perché non bastano i soldi, non bastano eh, la buona volontà, e ci vuole una perseveranza nell'impegno e soprattutto un sincero amore per queste popolazioni, veramente sentirle che sono nostri fratelli, nostri fratelli sul piano umano, eh, sul piano anche storico, perché in fondo proprio l'uomo si è formato in Africa e poi si è esteso nelle altre nazioni. Bisogna stare attenti però di non dimenticare le cause reali, cioè bisogna, inutile criticare e dire per esempio questa gente non ha voglia di lavorare, frasi fatte di questo genere, bisogna conoscere i vari fattori che hanno portato a quelle situazioni. Bisogna stare attenti a non farci l'abitudine anche, eh? a divenire indifferenti a forza di vedere, di sentire cifre, eh, milioni di morti. Qua là, alla fine si diventa degli scettici blu, diciamo, Bisogna, e, e non si deve fare questo. Il futuro certo sarà durissimo, non c'è da illudersi troppo, però se non si lotta non si vince. Grazie per l'attenzione. Passiamo la parola a Padre Alex. Allora, prima di tutto buonasera a tutti. Buonasera. Eh, io non riesco a vedere i vostri volti qui. Se riuscissimo ad avere meno luce abbagliante sui nostri occhi e un po' più di luce giù nell'assemblea, forse potremmo guardarci un pochettino meglio e fare anche meno fatica. E, e voi sapete che io avevo detto che non, non sarei venuto a Bologna se non, se non invitato da una rete di realtà perché davvero sono. Non è bello vedere come ogni organizzazione stia praticamente muovendosi in proprio, quindi quando ho sentito. Che vi siete messi insieme e ho pensato giusto di accettare di venire, ma io vorrei fare piuttosto il duro immediatamente, non vorrei che questa rete si sia costituita semplicemente per questa sera o per questa occasione. Guardate, che non si ottiene nulla se non si lavora insieme, mi sembrava molto bello quell'insieme a. Ed è importante adesso che su Bologna, questo insieme a, vada avanti a lavorare. Guardate che davvero è fondamentale il fare rete. Capite che davanti a problemi come vi ha presentato il professore, capite subito che siamo già quattro gatti che stiamo lottando. Se lottiamo da soli non combiniamo assolutamente nulla. I problemi sono enormi. Sono problemi che domandano decisioni politiche e quindi dobbiamo lottare ma insieme. Quindi mi auguro davvero che questo sia l'inizio e davvero me l'hai promesso per cui non vorrei che questa sera fosse soltanto una bella cosa per un incontro ma che sia effettivamente la volontà di questa città. Che è così ricca di iniziative, ma poi anche di giovani che studiano, eccetera, che sia davvero l'inizio di qualcosa di nuovo. In questo senso, prima di che io inizi, non vorrei perché abbiamo già fatto molto tardi, cercherò di essere brevissimo. E, e qui c'è, mi hanno chiesto proprio all'inizio di ricordarvi che continuerà anche questo in questi giorni: voi continuerete con le vostre cose, ma poi per. per Dovrebbe andare avanti un laboratorio sud-nord che coinvolgerà un po', sarà lungo, cominciando col 13 ottobre, e avanti fino al 29 novembre, con tutta una serie di, uh, di iniziative sulla cooperazione, su, ehm, su tutta una serie di, di realtà di questo lavoro nord-sud che è promosso appunto da Giovane Missione. Fuori troverete anche questi volantini con, con questa roba che potete poi vedere anche sul video. Quindi fa parte un po' di questo sforzo collettivo per cercare di rispondere a questi enormi problemi. Notate che questa sera io volevo, avevo quasi in mente di partire, anche se stiamo parlando di Africa, di partire ehm, con... Ehm, Ricordando un uomo che sta per quanto mi riguarda ancora digiunando, non so se ha smesso, ma insieme al digiuno di 51 giorni dei Sahrawi, di cui si è parlato veramente pochissimo anche in Italia, ed è un peccato perché è un popolo che sta soffrendo e non sta ottenendo i propri diritti, nonostante tutte le emozioni internazionali. C'è interessante che per la prima volta, per me è la prima volta, io non avevo mai visto una roba del genere che un vescovo, don Luis Flavio Cappio, vescovo di Barra in Brasile, ha iniziato il 26 settembre uno sciopero della fame con l'obiettivo di bloccare il progetto di deviazione del corso del rio São Francisco, e come lo chiamano le popolazioni riverasche. Notate quest'uomo ha deposto presso il notaio questo testamento. È la prima volta che sento una roba del genere. E mi sembra che finché ci sono uomini del genere c'è ancora speranza. Dice in nome di Gesù risorto che vince la morte con la vita piena, faccio sapere a tutti, uno, con libera e spontanea volontà assumo il proposito di dare la mia vita. Per la vita del, del Rio San Francisco e per quello della sua gente contro il progetto di deviazione del fiume a favore del progetto della sua riv rivitalizzazione. Due, continuerò lo sciopero della fame sino alla morte, nel caso tale progetto non sia ritirato. Terzo, lo sciopero della fame sarà sospeso solo in presenza un documento firmato dall'eccellentissimo signor Presidente della Repubblica che revochi e archivi il progetto. 4. Nel caso in cui quel documento, debitamente firmato dal Presidente della Repubblica, arrivi quando io non fossi più padrona dei, dei miei atti e decisioni, chiedo la, per carità che mi sia prestato soccorso perché non desidero morire. 5. Nel caso invece venga a morire, vorrei che i miei resti mortali riposassero vicino al buon Gesù dei naviganti, mio eterno fratello ed amico, a cui con molto amore ho donato tutta la mia vita nella mia amata diocesi di Barra 6. Chiedo ardentemente che questa decisione sia rispettata ed osservata fino alla fine. È la prima volta che sento un'azione del genere. Notate, mi sembra che ci sia stato un primo abboccamento fra il Vescovo e Lula, e, proprio per arrivare ad accordarsi su, e, su questo. Ma guardate, a me eh, impressiona molto un gesto del genere, perché penso che ormai siamo arrivati a un punto della situazione umana che ormai verrà richiesto a molti di noi dei gesti molto coraggiosi, altrimenti guardate, non ne usciremo fuori dalla pazzia collettiva in cui ci siamo cacciati. Da qui permettetemi di reagire ehm, il più breve possibile a, a quello che anch'io ho ascoltato questa sera. Notate prima di tutto, e ve lo dico in chiave personale, la prima cosa quando io ho sbalzato via da Negrizia, e questo proprio per gli attacchi alla malcooperazione italiana, che avevano fatto grosse pressioni sul Vaticano perché me ne andassi da Negrizia, sono arrivato a Nairobi. Prima ancora di arrivare a Corococcio, la prima volta che io ho celebrato messa eh, con una comunità. Di Keniani, ho ritenuto bene eh, fare un gesto che mi sembrava il minimo che potevo fare. Semplicemente all'inizio della messa ho detto: Guardate, voi vedete, io sono un prete, un prete bianco. Voi, come neri, chiaramente in un bianco, vedete non solo un prete, ma tutto quello che il bianco ha fatto in questo continente. Non penso che posso celebrare l'Eucaristia senza chiedervi perdono. E ho detto loro, guardate, penso che il gesto più bello a cui posso pensare, io mi metto qui davanti a voi e chiedo a ognuno di voi di venire e di tracciare sulla palmo della mia mano un segno di croce dicendomi ti perdono fratello bianco. Penso che è fondamentale questo atteggiamento nei confronti soprattutto dell'Africa. Guardate, che se non assumiamo, e per favore inutile che stiamo qui a far finta che quelle cose non siano successe, sono successe, dobbiamo assumercele, ma dobbiamo avere il coraggio davvero di chiedere perdono e di convertirci a qualche cosa d'altro. Guardate, non è. Ehm, non è prendendo tutta questa gente e mettendoli al muro che risolveremo nulla, non ci sono già molte di questa gente. È in questa capacità davvero di cambiamento radicale, passando per il perdono. La famosa frase: non c'è pace senza giustizia, ma non c'è giustizia senza perdono. Cioè c'è un passaggio che Desmond Tutu ha espresso molto bene: anche Mandela, fra l'altro, nella sua autobiografia, e Desmond Tutto nel suo ultimo libro Non c'è futuro senza perdono l'ha espresso con profonda chiarezza e mi sembra che sia la strada altrimenti davvero non ci resta che sbranarci a vicenda quindi in questo atteggiamento io lo chiamo proprio personale fra l'altro mi assumo anche tutti i problemi eh, come missionari che abbiamo enormi problemi anche qua dentro e che come dirizia davvero ho fatto un'autocritica molto, molto dura, che è stata molto pesante anche per me, perché le reazioni che ho avuto sono state pesantissime anche all'interno delle forze missionarie a questo livello. Vedete, io ritengo importante questo atteggiamento proprio di domanda di perdono. Davanti a che cosa? Davanti, io accentuerò questa sera in particolare l'Africa che vive un momento, guardate, di un momento estremamente, ma di una gravità incredibile. Fra l'altro avevo portato con me due testi, uno non sono riuscito a trovarlo, l'altro era l'editoriale di ieri o l'altro ieri, ieri facilmente, di Benjamin, su Repubblica, che commentava i fatti di Ceuta e Melilla, questa invasione di africani che stanno cercando di, praticamente di sventrare la barriera che chiude la Spagna dall'Africa. È chiaro che ormai la gente preme alle frontiere. E Benjamin dice per favore questa gente, l'Occidente non può far finta di... sono la conseguenza di un sistema che porta la gente alla disperazione. E secondo questo testo che io prendo, fatto copiato da una rivista di servizi segreti italiani, che dice l'Africa è una bomba d'orologeria, se da un lato un gigantesco deposito di materie prime alle quali tutto il mondo ambisce, dall'altro il fatto stesso che queste materie prime non possono essere lavorate nel continente ne riduce le possibilità di emancipazione. In Europa conosciamo l'Africa attraverso l'emigrazione, ma quel che non sappiamo è che dietro ad ogni immigrato che raggiunge le sponde europee ce ne sono altri quattro che non ce l'hanno fatta e sono accaduti durante la traversata del deserto, tra le mani dei banditi e dei doganieri che li hanno depredati. Dietro ognuno di questi quattro sfortunati ce ne sono cinquanta che non hanno ancora avuto la loro occasione di tentare la fuga dalle guerre, dall'inquinamento, dall'AIDS, dallo sfruttamento, dalle tirannie. Notate, sono due commenti, se volete a caldo, di questo dramma eh, incredibile degli immigrati, che sono soltanto, guardatelo bene per favore, una spia per dirci la gravità della situazione che vive questo continente. Guardate che, fra l'altro, noi siamo responsabili incredibili di queste cose. È inutile che Pisano che prima. E Il nostro ministro che adesso è in Europa abbia continuato a negare che per esempio i CPT o altro non siano lager, sono degli autentici lager. Abbiamo migliaia di persone che muoiono nel Mediterraneo, Abbiamo, stiamo costruendo adesso i CPT centri di permanenza temporanea, non più in Europa. La Comunità Europea è molto più intelligente, Pisano li sta costruendo a Tripoli, tre CPT costruiti a Tripoli con soldi italiani da dove partono poi da Tripoli, riportati nelle loro capitali, eh, i voli aerei pagati dall'Italia. Guardate che essere riportati in Eritrea oggi vuol dire essere messi al muro. Guardate che la gente, morire nel deserto a questo punto, morire per fame, morire, morire in mare, ma chi se ne frega? Guardate che l'unica cosa, tentano il tutto per tutto. È un continente davvero che sta bussando alla nostra porta. Notate proprio partendo dalle provocazioni di questa sera, dalle provocazioni in particolare iniziali di Luisa, della, eh, che ha fatto anche in questa sua lettera che mi diceva era un po' arrabbiata. Ma è vera. E io vorrei partire, il primo allarme lo lancerei in chiave culturale. Se parliamo del, di questo continente Africa che vive un momento gravissimo, guardate che ancora più grave è la situazione culturale. Io ritengo che l'Africa sia il polmone antropologico del mondo. Sapete che il polmone del mondo è l'Amazzonia, lo stiamo tagliando. E rappresenta il 18% dell'ossigeno mondiale. Stiamo uccidendo e tagliando l'altro polmone. Polmone culturale. Guardate, che per favore l'Africa è il polmone antropologico del mondo, non c'è nessun continente che ha la ricchezza culturale, religiosa, di spiritualità che ha questo continente. E rischiamo nei prossimi 30, 40 anni di distruggerlo così. Notate che davvero l'uomo nasce in Africa. Gli ultimi studi del DNA ci dicono con una, direi quasi matematica certezza, che discendiamo tutti da un'unica coppia, fra virgolette, originale, queste sono le parole degli studiosi del DNA, e questa coppia, fra virgolette, appare, dicono gli scienziati, in Africa orientale. Notate che sono crollate ormai tutte le teorie di varie apparizioni di coppie in giro per il mondo da cui sarebbero discese. Discendiamo tutti da un'unica coppia originale. I nostri bellissimi Adamo ed Eva, di Michelangelo, così bianchi o di Masaccio, erano dei nerissimi neri. Cominciamo a ripensare, non so cosa ti rabbor. <ride> Non so che cosa dirà Borghezio di affermazioni del genere, ma lo lasciamo dire perché anche lui ha diritto a dire quello che vuol dire. Notate è chiaro che i nostri progenitori erano dei nerissimi neri e che le razze, tutte le razze della terra discendono da qui. E guardate che è proprio per questo che l'Africa è il polmone antropologico del mondo, è il nostro cordone umbilicale, è la madre. Guardate che se riflettiamo un attimo su questo e cominciamo a capire le balle che ci hanno raccontato. Guardate, l'UNESCO ha chiesto una prima storia dell'Africa, ne sono usciti otto volumi. Ve leggete i primi due, tre volumi. Che è la storia antica, mamma caro! E cominciamo adesso finalmente a scoprire quello che c'è stato dietro a quest'Africa. Guardate, che qui abbiamo l'inizio delle grandi civiltà e cominciamo a capire come il disprezzo che noi abbiamo avuto verso questo continente, come il continente del vuoto, della non cultura. Noi andavamo a portare la civiltà, cominciamo a capire davvero che razza di menzogna. È una menzogna che era fondamentale però. Per il colonialismo e per l'imperialismo, altrimenti non avremmo fatto quello che abbiamo fatto. Ma guardate che l'Africa è il cuore delle grandi civiltà antiche. Tanto che Sheikh Anthadiop, un grande ricercatore senegalese che lavorava col C14, ehm, e lui e ormai tantissimi scienziati oggi storici l'ammettono, dice che la grande civiltà faraonica era semplicemente, se volete la spinta propulsiva delle varie civiltà che sono nate in quest'Africa. Quindi abbiamo nel cuore dell'Africa delle enormi civiltà che sono nate e che sono la base della, delle, che poi sono pervenute nel, tramite l'Egitto, nella grande civiltà greco-romana, eccetera. E quello che abbiamo oggi, tutti i popoli hanno contribuito. Guardate che questo è fondamentale, provate a pensare a una cosa semplicissima. Uh, noi pensiamo alla scultura greca, V secolo, di una bellezza incredibile. Andate nel cuore dell'Africa, nel cuore nell'impero ehm, come si chiama, del Ghana, V secolo prima di Cristo. Trovate le teste d'oro umane di una perfezione, di una bellezza. Andate al British Museum, non ci sono più in Africa queste, ve le troverete lì. Eppure non c'è nessuna relazione fra l'Atene classica nostra e per dire guardate che l'Africa davvero è un'altra cosa di quello che ci hanno presentato. Io non dimenticherò mai l'intervista che ho fatto quando ero direttore di Negrizia a Sheikh Antadiop, non mi voleva ricevere, perché pensava che volessi fare un'intervista politica. Invece, ero interessato alla sua ricerca. Sulla civiltà faraonica, le radici nere della civiltà faraonica. E quando finalmente ha accettato, abbiamo parlato, era così felice che mi non mi dimenticherò mai, lui è morto adesso, quando lui mi ha accompagnato alla porta e guardandomi disse: Padre Alex, ricordati che questo continente non avrà mai un futuro se non prenderà coscienza delle proprie radici, del proprio passato. È verissimo. Guardate che l'Africa, la razza nera, è stata poi quando si è aperta quello che è il commercio internazionale. Nel 1498, col viaggio di Vasco da, va, da Gama, l'apertura ai mercati, chiamiamolo alloggi se volete, alla nascita della globalizzazione, da qui che nasce. Notate che l'Africa ha subito prima cosa, l'avete visto, la schiavitù. Guardate che la schiavitù ha lasciato una ferita dentro che è incredibile, la razza nera, e che si porta ancora dentro. L'esperienza fatta a Corococcio guardate, è stata per me bruciante a questo livello. Nei momenti in cui, perché a Corococcio, sai, quando voi vi immergete con la gente, vi mettete fianco a fianco, vivete, soffrite con loro, anche nei momenti di, di, in cui non capite più nulla. Allora vi rivela davvero quello che sta dietro. Quanta gente non mi ha detto, ma forse noi siamo una razza maledetta, c'è qualcosa che non va con la nostra razza, c'è un... Um, guardate che questa ferita della schiavitù è qualcosa che pesa enormemente. Pensate che uno dei più grandi pensatori africani e uno dei più grandi teologi africani, Padre Mveng, gesuita, uno, ucciso fra l'altro nel 95 dal governo del Camerun, proprio per i suoi attacchi al governo, ucciso in maniera terribile, gli hanno tolto testicoli, cuore, cervello, proprio, proprio un sacrificio umano l'hanno fatto apposta per... Quest'uomo parlava della povertà antropologica dell'Africa. Cosa intendeva per povertà antropologica? Diceva che l'Africa, dovuto a questa drammatica storia sua, e si porta dentro questa ferita per cui l'africano, il nero, si rifiuta come razza, non vuole essere quello che è. E questo, guardate, è un problema grosso. È stato bellissimo che Padre Mvenga, un teologo nero della portata che aveva questo uomo, l'abbia affermato con, con chiarezza. A questa la schiavitù, guardate, e per favore non c'è solo la schiavitù bianca. Eh? Guardate che la schiavitù araba è stata altrettanto devastante. Se gli europei hanno fatto il macello sulla costa orientale, altrettanto se non di più l'hanno fatto gli arabi musulmani sulla costa orientale. Quindi è davvero una, una, direi una distruzione umana, antropologica che è avvenuta. Al di là del depauperamento dell'Africa è stato quello che ha inflitto alla razza nera questa, questa esperienza che è durata praticamente 300 anni, con le benedizioni anche delle chiese, eccetera. Tra l'altro è incredibile, quel, è verissimo quello che ho sottolineato, quelle cappelle che ci sono. A me ha fatto impressione, l'ho qui con me, il documento delle chiese riformate fatto ad Acra, quando durante eh, l'incontro, l'anno scorso 2004 i delegati 400 delegati sono andati da accra capitale del ghana sono andati alla fortezza di ehm, come lo chiamano elmina sulla costa ehm, su quello che è oggi è il ghana sulla costa dove c'è questa fortezza come quella che avete visto di eh, l'isola di corea eccetera dove, eh, venivano, dove partivano gli schiavi Notate, i delegati dicono in questo documento bellissimo, fra l'altro, dicono: siamo saliti al secondo piano, Ci siamo guardati attorno e abbiamo visto che c'era una cappella. Abbiamo chiesto alle guide, ma è una cappella? E Hanno detto sì. Ci hanno mostrato anche le parole di un salmo ancora istante, abbiamo chiesto, ma chi pregava qui? Ci hanno detto il governatore, i soldati, gli amministratori come facevano a pregare, a lodare Dio, quando sotto c'erano le celle degli schiavi. Ma che razza di cristianesimo era mai quello? Noi delegati bianchi, dice il documento, siamo scesi e abbiamo cominciato a incommerci col volto cupo. I delegati delle chiese del sud del mondo ci hanno guardato e ci hanno detto, ma, ma perché siete così tristi? Cosa avete visto? E gli hanno detto, ma non avete visto la cappella? Sì, ce l'abbiamo vista. Ma noi ci siamo detti: ma come facevano quelli bianchi delle chiese riformate, erano olandesi, quella era un fortezza olandese, che erano della Chiesa riformata, ad essere cristiani, mentre sotto avevano. I delegati delle Chiese del Sud del Mondo hanno detto una cosa interessantissima. Dice, han, ci hanno detto, ma, ma non fate la stessa cosa che voi? Ma dice. Guardate quello che succede oggi, voi bianchi nelle vostre bellissime chiese o quel che volete voi, d'inverno riscaldate, d'estate e che lodate e benedite il Signore, sotto ci siamo noi, destinati a morire, è la stessa identica logica. Cominciamo a ragionare su queste cose, a capire che non sono robe sono robe nostre in cui noi oggi ripetiamo le stesse identiche cose. Notate questa prima esperienza drammatica, guardate la schiavitù che ha segnato e che ha bollato con un rifiuto dentro che la povertà antropologica di Padre Van, secondo alla schiavitù è subentrato il colonialismo c'è molta gente che asserisce che non è stata la lotta contro la schiavitù che ha fatto finire la schiavitù, ma semplicemente perché con l'invenzione delle macchine non c'era più bisogno di schiavi, c'era bisogno di materie prime ed ecco allora l'occupazione. Per favore, è stato interessante quello che vi ha mostrato sul Congo, ma guardate che per favore, noi italiani non siamo stati meno selvaggi nelle nostre occupazioni. Noi ancora in Italia ci riteniamo buoni colonialisti. Ma può esistere un buon colonialista? Guardate che Del Bocca, io ero amico suo quando ho iniziato a lanciare i suoi primi articoli, quando ero direttore di Eglise, che mi hanno procurato incredibili attacchi da tutte le parti. Del Bocca adesso è uscito con cinque volumi. Mamma che roba! Andatevi a leggere quello che abbiamo combinato in giro. La Libia. Guardate che Graziani ha trucidato, impiccato, fatto fuori almeno 50.000 libici in una campagna che abbiamo usato i grass nervini nella guerra contro l'Etiopia del 1936 con Mussolini. Abbiamo buttato non qualche tonnellate di gas nel vino delle truppe già che fuggivano. Cioè sono queste le tragedie nostre, anche italiane. Guardate che il colonialismo in Africa è stato un colonialismo brutale e che quindi è andato a rafforzare nella piaga del, dello schiavismo un qualche... Mettiamoci tutto sul piatto questa roba, quello che è avvenuto, tutti quei macelli, alcune, ma anche il nostro colonialismo italiano che è stato spaventoso. Notate che colonialismo è subentrato il neocolonialismo, noi le abbiamo chiamate indipendenze, ma finiamola. Ma guardate che l'Africa non è mai stata indipendente in questi anni, ha servito alle madri e patri in maniera molto splendida, ma di... Al neocolonialismo, anni 80, è cominciato a subentrare il neoliberalismo e oggi la globalizzazione. E quindi capite che razza di camicia di forza abbiamo messo addosso a questo, a questo continente. Ed ecco allora, capite da qui, non solo il dramma economico, il dramma sociale, il problema del, che vi è stato espresso di, di, di malattie, ma soprattutto il dramma culturale. Ecco, io penso che è importante quello che sottolineavi con forza il come andare a, in questo continente, il come metterci in ascolto nel rispetto profondo di culture, culture millenarie. Con una sapienza loro, guardate che ogni cultura ha le sue cose belle, le sue cose brutte, ma ci sono delle cose splendide in quest'Africa. Quest guardate che io sono profondamente, dopo 12 anni a Corococcio, vivendo gomito a gomito con questa gente, è incredibile la ricchezza che io ho ricevuto da loro. Quindi è con questo spirito mi sembra importante ecco, questa domanda. Guardate che e qui penso che dobbiamo seriamente, io non ho problemi ad assumere il problema anche semplicissimamente di missione, che dobbiamo sinceramente guardarci attorno. Il clericalismo che ci portiamo dentro come missionari, ma soprattutto ancora molto il disprezzo, verso culture, verso civiltà che sono altre dalla nostra, verso esperienze religiose altre dalle nostre. Guardate che dobbiamo radicalmente convertirci, anche noi come missionari, che non vuol dire che io, io ritengo per esempio come missionario che la scoperta per me Gesù è stato un grande dono, e lo sento come un dono, e sento che posso condividerlo con qualcuno che lo accoglie, ma nel profondo rispetto dell'altro, della sua cultura. E qui una parolina importante a livello di Occidente. Parlo di Chiesa Occidentale adesso. Guardate che troviamo difficilissimo ancora come Occidente mollare il nostro senso di essere la Chiesa, ma finiamola. Ma guardate che l'Africa proprio che, come, sono, come abbiamo una Chiesa d'Occidente e d'Oriente. E la Chiesa d'Oriente ha una sua liturgia, una sua teologia, un suo diritto canonico. Ma altrettanto popolazioni come quelle africane hanno diritto, ricevendo un dono Gesù, di ripensarlo come noi l'abbiamo pensato con le categorie greco-romane, loro con le loro categorie. Hanno diritto a una loro liturgia. Non dimenticherò mai le parole del cardinalziandum. Allora il cardinale morto l'anno scorso di Dakar, quando al sinodo qui sull'Africa ha detto noi non chiediamo le lemosie alla Chiesa d'Occidente di una nostra liturgia, ne abbiamo diritto. L'Africa ha un diritto a una sua teologia, a un suo diritto canonico, altrimenti è imperialismo religioso quello che imponiamo. Guardate che fondamentale questo discorso, ed è tutto il discorso fra l'altro dell'inculturazione, che è fondamentale, ma è fondamentale in questo, e qui capita allora tutto. Quel discorso che si faceva anche prima, e lo riprendo proprio in chiave anche missionaria, con la profonda domanda davvero di conversione di cui abbiamo bisogno. È in questo senso che io volevo soprattutto accentuare alcuni aspetti, sono già passati quasi, mamma mia, cerco di essere breve. Notate, permettetemi alcune cosettine, un paio di cose fondamentali. Italia, Africa, Europa. Africa. Poi se riesco due, o tre cosettine brevi come conclusione. Prima di tutto, notate eh, il binomio Italia-Africa. Vi ho già parlato del colonialismo italiano. Prendetevi del bocca su cinque volumi, ne avete abbastanza per capire quello che abbiamo combinato. Notate, ma solo, perdonatemi per favore, ma come fate come italiani a ritornare per esempio in Somalia? Con le nostre truppe, quello che è avvenuto dopo l'operazione Restore Hope americana, a ritornare con i soldati dopo che siamo stati non soltanto una potenza coloniale, ma che abbiamo rovinato la Somalia con, con i socialisti di Craxi. Guardate, non avete l'idea della corruzione, corrotti loro, corrotta sia Bar. Che cosa non abbiamo fatto in Somalia? Sono queste le cose che dobbiamo finalmente dirci in Italia, con coraggio, guardando in faccia gli argomenti che abbiamo commesso guardate che l'italia degli anni 70 e 80 che trovato, ha cercato la via della cooperazione ma finiamola di parlare di cooperazione ma guardate che abbiamo fatto gli interessi nostri io sono grato di una cosa Berlusconi che su una cosa almeno ha detto la verità quando è diventato ministro degli esteri ha detto io non sono venuto al ministero esteri per fare le mosi, no, per fare, sono venuto per fare affari. Difatti si chiama il Ministero degli Affari Esteri. Abbiamo sempre fatto affari, Andreotti se li abbiamo fatti tutti gli affari. Berlusconi ci ha detto che li ha fatti gli affari, li voleva fare. Guardate che il Ministero degli Affari serve a fare affari. Smettiamola di parlare di cooperazione, viste visto anche in questi giorni, non parliamo ma ve le tiro. Guardate, provate a pensare ai 1900. Io mi sono incasinato dentro, volevano portarmi a tutte le parti in tribunale semplicemente quando abbiamo sparato in quei 1900 miliardi che volevano per la lotta contro la fame nel mondo. La legge dell'85 abbiamo detto, ma si tratta della fame degli africani? O della fame dei nostri partiti italiani che sono talmente affamati di soldi che usano anche questo. E difatti è quello che è avvenuto. Fame dei nostri partiti e se li sono spartiti per bene quei soldi, quell'editoriale. Il volto italiano della fame africana ha suscitato: praticamente, guardate. Con quell'editoriale, se i magistrati da allora non erano liberi purtroppo perché legati anche allora a loro tutto, ma l'avessero preso seriamente e avessero investigato, avevate Tangentopoli già nell'85, era tutto lì. Ed ecco perché i pasticci che siamo andati eh, a non finire, che poi mi hanno portato alla mia destituzione, ma nasce da qui. Quindi capite che razza di. ma soprattutto la politica estera. Guardate, siamo arrivati oggi a un punto che è un punto. Per me è assurdo. Con il governo Berlusconi siamo arrivati all'ultimo posto al mondo per contributi allo di, di aiuto pubblico ai paesi, chiamiamoli impoveriti, chiamiamoli così, dopo gli Stati Uniti. C'è l'Italia, 0,14, altro che lo 0,7. Il 7% che dovremmo dare, secondo l'ONU, siamo all'ultimo posto e notate che questi soldi, pochissimi, metà sono usati per le missioni di pace in Iraq, il resto, 92%, e Oxfam, pochi giorni fa, l'organizzazione inglese, afferma che il 92% dall'aiuto italiano va in un aiuto do u des, cioè ti do questi soldi, però compra da me. Cibo, compra da me macchinari e questo è il nostro aiuto pubblico. Guardate che mai come oggi siamo arrivati in basso e per favore non ditemi che l'opposizione sta pensando chissà quali sogni sarebbe ora che anche l'opposizione pensasse, facesse un mea culpa per tutto quello che ha fatto anche quando il centro-sinistra era, era il governo e si incominciasse ad avere una politica, politica seria verso l'Africa una politica culturale prima di tutto verso questo continente una seria politica di aiuto non ai governi dell'Africa che corrotti quanto il nostro, perché noi non siamo meno corrotti di quelli africani, per forno, prendiamoci in giro, ma guardate che, guardate che dobbiamo incominciare davvero ad andare una mano a tutti quei nuovi soggetti che stanno sorgendo, comunità di base, ehm, non so, io, cooperative, ma guardate c'è un rifiorire nel sud del mondo anche organizzazioni popolari. Pensate, io penso alla, per esempio al ai senza terra del Brasile 20 milioni. Ma sono questi lo SD, quelli che lottano, 8 milioni in India che lottano a favore, per esempio, dei baraccati avanti di questo passo. Sono questi soggetti nuovi da favorire. Non passando per il Ministero esteri nostro, non passando per i governi, ma attraverso. Un De Castero, forse sotto la presidenza della, del Presidente della Repubblica, che inglobi lo sforzo globale di un popolo italiano che alla base è sano, abbiamo tantissimi gruppi che vogliono fare seriamente. Ma dobbiamo trovare strade nuove per dare una mano e poi una politica che sia politica seria, di davvero di favorire certe cose. Per esempio il problema dei sussidi all'agricoltura sono tutte questioni fondamentali che dobbiamo incominciare a porci guardate la stessa cosa vale per l'Europa mi spiace dirlo ma anche l'Europa guardate per favore guardate che quei due, quei due referendum francese e olandese con quel no a quella Costituzione siamo stare delle destre che hanno votato come hanno votato ma guardate che c'è tantissima gente che è molto preoccupata perché l'Europa non sta decollando come dovrebbe è l'Europa dei mercati non è l'Europa dei popoli, è l'Europa dei mercati è interessato soltanto ai mercati nel sud del mondo ed è quello che stiamo vedendo in Africa. Guardate che paurosi. pauroso, io so da fonti missionarie per esempio, e qui entra il problema acqua che è enorme e ho finito, guardate il problema enorme che c'è, che cos'è, in poche parole ve lo esprimo così. Notate che quando per esempio un governo africano chiedeva alla Commissione europea un aiuto, un contratto, qualcosa, la Commissione pensa: sì, ti do questi soldi, purché tu ceda alla tal multinazionale, la Vivendi, la Suez, quel che volete voi, le fonti idriche del tuo paese. Guardate, che è questo il giro. L'acqua, guardate, che l'acqua è il. Se oggi combattete le guerre per il petrolio, domani le combatteremo per l'acqua con molta più ferocia. Senza petrolio potete vivere, senza acqua non possiamo vivere. La Banca Mondiale ha già calcolato che si tratta di mille miliardi di dollari le, di acqua potabile che abbiamo, equivalente al petrolio, per poco per la Banca Mondiale i depositi che abbiamo. Su questo, guardate, il dramma sarà che andando avanti non ci sarà più acqua. O meglio, non ci sarà più acqua, diminuirà moltissimo perché con l'incremento effetto serra minimo che crescerà la temperatura è di 2 gradi, ormai lo scienzi gli scienziati lo ammettono, potrebbe essere fino a 6 centigradi, basta 1.5 centigradi per far saltare polo nord, polo sud, ghiacciai, nevai. Cominciate a capire subito come ci saltano le fonti idriche e capite il perché le multinazionali, qui capite il gioco. È questo. Guardate che se voi oggi avete 50 milioni di persone che muoiono di fame, domani avrete 100 milioni di persone che muoiono di sete. Se voi lasciate le multinazionali e mettere le mani sull'acqua, questa è la conseguenza. I poveri, 3 miliardi di persone che vivono con meno di 2 euro al giorno. Chi potrà comperarsi questa roba? È la morte. Allora capite quello che io ho detto ai, ai parlamentari europei quando sono andato una settimana scorsa con Petrella, eccetera, a Strasburgo, ho detto loro, guardate che se voi quel giorno che parlate, e si sta andando per favore, a Hong Kong, vedo ancora quasi nulla se ne parla, a Hong Kong ci sarà l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO, a dicembre, dove si tratterà il GATS, Trattato Generale sul Commercio dei Servizi. Guardate che se in quei servizi Entrano tre paroline, acqua, sanità, scuola, è finita. Per i poveri del mondo, ma anche per i nostri poveri, io vengo dalla sanità, li consegnate così ragazzi la sanità alla Camorra, in mano, ma è talmente ovvio. Guai a noi se permetteremo di quelle tre paroline di entrare in quella roba. Abbiamo soltanto due mesi in avanti, per favore. Dovremmo essere tutti sulle piazze a gridarle queste cose. Mentre ci lasciamo perfino rubare l'acqua. Io sto lottando a Napoli contro la Iervolino, contro Bassolino, contro Di Palma, centrosinistra, per favore, che vogliono privatizzare l'acqua. Ma siamo matti. Cioè, questa è l'assurdità in cui ci stiamo cacciando. Ecco, da qui capite come ormai io sono stufo di destra e di sinistra. Voglio parlare ai cittadini, voglio che ognuno di noi capisca il dramma che stiamo vivendo, non solo i poveri, ma tutti noi. E che dobbiamo essenzialmente ribellarci a tutto questo e incominciare a reagire. Se non reagiremo, guardate, non abbiamo futuro. Finisco per favore, guardate che l'altro processo incredibile dell'Europa è la stessa cosa. Io vengo dal sud adesso e capisco come abbiamo usato il sud, prima come manodopera a basso prezzo, poi quando eravamo stufi della manodopera a basso prezzo abbiamo trasportato le industrie che non servivano più e che dopo un, alcuni anni abbiamo chiuso, intanto il capitale si è tirato i bei proventi dello Stato e adesso sono chiusi, andate a Bagnoli a vedere i disastri che abbiamo combinato, ma in tutto il sud. Notate la stessa cosa l'Europa la sta facendo con il Nord Africa. Il processo di Barcellona. Primo, manodopera a basso prezzo. Noi in Italia, che ne dica la Lega, tutto quel che volete voi, guardate che abbiamo bisogno di un milione di persone all'anno, nuove come manodopera per far andare le nostre industrie, eccetera. Le faremo venire dal Nord Africa, controllate. Secondo scopo, semplicissimo. Così ammorbideremo i musulmani, ritorneranno ammorbiditi. Questa è la logica dell'Europa, non può essere questa la logica, non c'è logica dei mercati. Se noi ragioneremo in tema di mercati, guardate che non avremo futuro, ci sgozzeremo tutti vicendevolmente. O nasce qualcosa di nuovo, qui davvero il mio appello e ritorno davvero su queste tematiche. dinamiche del rispetto dell'altro, della cultura, della, di, di quello che è. Se mi permettete io volevo soltanto concludere con un episodio, siccome questa gente, guardate la paga con la vita, questo è Pierre Clavery, vescovo di Oran, che ha deciso di rimanere in un contesto incredibile della guerra civile in Algeria, di rimanere sapendo di essere minacciato. Nel 1996 lui e il suo autista Mohammed, quando sono tornati da Algeri, sono entrati nella, nella casetta che ha schiacciato il bottone per accendere la luce c'era appesa una bomba e saltato a aria a lui, a Mohammed. L'anno prima di morire aveva raccontato la sua esperienza, lui era nativo dell'Algeria, Pierre Claveris, e della sua esperienza di vita al club di Marsiglia, dicendo questo. Da questa esperienza di chiusura, poi di crisi, infine dell'affermarsi dell'individuo, trago la convinzione personale che non vi è umanità. Se non al plurale. E che dal momento in cui pretendiamo, nella Chiesa cattolica ne abbiamo fatto nel corso dei secoli una triste esperienza, quando pretendiamo di possedere la verità o di parlare in nome dell'umanità, cadiamo nel totalitarismo e nell'esclusione. Nessuno possiede la verità, ognuno la ricerca. Ci sono sicuramente verità oggettive che però vanno al di là di tutti noi, alle quali non si può accedere che attraverso un lungo cammino, ricomponendo gradualmente queste verità, spigolando nelle altre culture, negli altri tipi di umanità, in ciò che gli altri hanno acquisito, hanno cercato nel loro particolare cammino verso la verità. Io sono credente, credo che c'è un Dio, ma non ho la pretesa di possedere questo Dio né attraverso Gesù che me lo rivela, né attraverso i dogmi della mia fede. Non si possiede Dio, non si possiede la verità e io ho bisogno della verità degli altri, che questa sete profonda della verità, ma della verità dell'altro, degli altri, di altre esperienze religiose, di altre culture, sia la sete che davvero nutriamo dentro perché possa nascere. Un, nuovo, un uomo un nuovo, un nuovo, quello che Balducci chiamava l'uomo planetario. Se questo nascerà c'è speranza. Ecco quello, il salto antropologico che ci viene richiesto a tutti noi. Diamoci da fare perché vinca la vita, grazie a voi.